Ciao a tutti ragazzi, sono Mark Bell e benvenuti in questo nuovo video. Come avete sentito da mio fratello Stefan Bell, in questo video mostrerò il mio nuovo computer che sta qui dentro. Come potete vedere è sempre un Acer, sempre la stessa marca di quello di mio fratello, quindi è sempre Acer Aspyr 3 si chiama. È un computer veramente molto bello. E niente, adesso lo andremo ad ambozzare. Quindi adesso lo giriamo e qui per aprirlo bisogna alzare questo, ecco. E ragazzi, ecco il mio bellissimo computer. Come potete vedere è tutto imballato, tutto coperto perché è nuovo, quindi ovviamente lo devono tutto coprire. Come potete vedere si vede subito in alto il mouse nero, che è un mouse veramente molto bello e comodo perché è come sempre uguale a quello di mio fratello poi. È senza cavo, in pratica è via wireless, diciamo così. Tu accendi il computer e questo direttamente si collega e lo muovi così semplicemente. Quindi poi abbiamo questi fogli e questi qui sono tutte le istruzioni del nostro computer. Vedete la guida. Qui dalla configurazione, Aspyr 3, e qui c'è tutto qui dentro. Niente ragazzi. Poi c'è quest'altro, diciamo, sembra un libretto dove c'è scritto International, quindi ci saranno altre cose sul computer, non lo so, però poi lo vedremo, cioè lo vedrò da solo senza che ve lo faccio vedere. E questa è un'altra cosa, non so che cosa sia. Un'altra cosa sempre del computer. Adesso ragazzi, vi farò vedere prima, diciamo, gli accessori, i cavi e infine il computer. Quindi qui dentro ci sono i cavi. Questo qui è il trasformatore, come potete vedere, che sta chiuso qui dentro. E poi quest'altro è un altro cavo che non so, forse è sempre della corrente, non so se va collegato a questo, può darsi di sì, sembrerebbe. Comunque, adesso vediamo il computer. Ci vediamo tra poco quando l'avrò tirato fuori. Eccoci qui ragazzi, adesso abbiamo preso il nostro bellissimo computer e adesso togliamo questa copertura, quindi così ve lo farò vedere bene. Ecco qui. Piano piano. Come potete vedere già da qui non è nero come quello di Stefano, ma è grigio. Cioè di Stefano, vabbè, in realtà il vero nome è Stefano, però come lo conoscete voi è Stefano. Eccolo qui, guardate che spettacolo. Veramente un computer bellissimo. Come potete vedere c'è il logo Acer qui. È proprio, non ha neanche una macchietta, è proprio pulitissimo perché è appena comprato. Lo poggiamo piano piano. Eccoci qui. Ah no, questa qui dovrebbe essere la parte dietro, quindi ecco, lo giriamo. E adesso vediamo l'interno. Eccolo qui ragazzi,
Eppure questa copertura all'interno, togliamo. Eccoci qui il nostro bellissimo computer. Adesso vi lascio e per un momento vi farò vedere il computer che gira in modo animato. A dopo. Girava e si muoveva molto carino e niente. Adesso, come ultima cosa, vi farò vedere la sua valigetta dove lo metteremo dentro. Guardate, questa qui è la sua valigetta, molto bella. Aspettate che abbasso. Ecco, questa blu è la sua valigetta, che è di un colore che a me piace molto, non come il verde, però è sempre un colore, uno dei miei colori preferiti. Come potete vedere, è molto bella, capiente, praticamente è uguale a quella di mio fratello, però è blu e niente, diciamo che è uguale. Quindi, qui dentro, aspettate che era aperto. Qui dentro ci sono dei marsupietti, diciamo degli spazi dove mettere varie cose, che uno ci può mettere delle penne, che ne so, per trasportare il computer, se uno gli servono delle penne, delle cose in più ce le mette. E qui diciamo nella parte centrale, nella parte principale, ci si mette il computer. Guardate com'è spazioso, quindi c'entra perfettamente il computer. Adesso lo andremo a mettere all'interno. Eccoci qua, ragazzi. Come potete vedere, il computer si trova all'interno, molto bello, che c'entra perfettamente. Poi c'è anche il mouse, ce l'ho messo qui, e di qua ci sono tutti i cavi nell'alimentatore e tutto il resto. Quindi niente, ragazzi, il video per oggi è finito e adesso ci vedremo ai saluti. Ok, ragazzi, adesso siamo ai saluti e niente, ci vediamo in un prossimo video, che potrebbe essere un horror, un video dell'accensione dei computer o qualsiasi altra cosa. Quindi niente, ragazzi, ciao a tutti.